adesso. Lorenzo, vuoi dare un commento rapido a questa follia qua? Io sono... A questa follia sui giochi, giochi per uomini e giochi per donne. Non condivido questo. Io ho due figlie femmine e due figli maschi. Le figlie femmine giocano con le bambole, ma sì, non perché gliel'ho detto io, perché vogliono giocare con le bambole. I figli maschi giocano con il meccano, giocano con i soldatini, giocano e hanno meno empatia, hanno meno empatia. Non hanno meno empatia. Tuo figlio ha meno empatia. Io ho giocato con i Lego da bambino. Ma diglielo chiaramente, glielo devi dire. A me questa sembra. Non so che cosa giocasse da bambino il brasiliano. Io giocavo a piselletti d'oro. Tu giocavi con i pisellini, quelli verdi. E allora fermi tutti, Massimiliano Minocci, detto il brasiliano. Buonasera, detto pisellino. No, detto pisellone. In questo momento, Matteo Salvini, due minuti fa, ha appena postato un video. Ma chiudi sta roba, questo telefono. Allora chiudi sto rumore. Non è che cazzo nel mio. Io è chiuso, io mi stavo in vibrazione. Va bene, allora ragazzi. Allora, caro guarda, in questo momento Salvini ha pubblicato il video del brasiliano, proprio un minuto fa. Salvini ha rotto il cazzo, però. No, no, fermo. L'influencer, il brasiliano, risponde a Matteo Salvini. Guadagno più di te, volevi farlo anche tu, dice il brasiliano. Salvini cosa fa? Repubblica questo. Ma ti pare che il vice premier, dai, Gesù, adesso come i bambini, c'ha ragione. Repubblica il codice brasiliano, mi ha risposto. Tu sei vice premier, non devi stare dietro alle cazzate. Ma lui che perché fa voleva fare l'influencer? Lui, Salvini, invece da far politico, da fare l'influencer. Capito che te voglio dire? Ma non c'è nessuna differenza tra politico e l'influencer. Questo è vero, c'ha ragione. Però scusami un attimo, allora vogliamo ricapitolare. Innanzitutto un tuo giudizio su quello che ha fatto Salvini, poi ricostruiamo il fatto. Cioè, Salvini cosa ha fatto? Il vice premier ha reagito alla tua vicenda di Porto Santo Stefano, credo che tu fossi, ma adesso ce lo dirai, di Porto Santo Stefano, ha detto vergogna, un cattivo esempio, eccetera, eccetera. Stava correndo, ma io gli volevo dire a Salvini che ci stavo talmente ubriaco che io stavo a 4 all'ora. Il fatto che fossi ubriaco, ubriaco, ma quante persone fermano ubriache in tutta Italia ogni ora? Facciamo così, ringraziamo la polizia che ti ha fermato. Voglio fare un appunto molto importante. Voglio ringraziare i carabinieri. Tu ringrazi i carabinieri. Voglio ringraziare i carabinieri di Porto Santo Stefano, che sono stati esemplari, a differenza di altre persone che non voglio nemmeno nominare. Appunto, che già immaginiamo che lascia. Allora, risposta a quest'ultimo video di Salvini da parte del Brasile. Ma che c'è poco da rispondere. Questo doveva fare influencer e basta. C'ha ragione Papa Renzo stavolta. È inutile che un vice premier, ma invece da romper cazzo a me, c'avevamo mille casse in Italia che cannassa risolvere i problemi. Fanno più pisci. Ma non parlare tu di pisci per il giudicato. Fanno più pisci di me questi, no, non fanno più. Però posso dire stavo stretto di Messina, che è meglio. Però posso dire che da questo punto di vista è inattaccabile, come dice il Brasile. Non fanno più pisci. Quello non i pisci non lo so, ma il principio per cui il vice premier si mette a battibeccare con il signor brasiliano. Vuoi almeno dare la solidarietà a Totti che si trova ai domiciliari? Tu quante volte hai fatto il domicilio? Totti, il governatore. Ho capito Totti, ma ha preso un culo. No, ma chi è quello di supermercato? Totti. Ah, non è quello di supermercato. No, è il presidente della regione Liguria. Stai ai domiciliari, però. Basti cazzi che stai ai domiciliari. Tu hai fatto i domiciliari? Io ho fatti sì, ma io pensavo Totti, quello di supermercati. Ma che c'è lì? Come che c'è lì? Totti. Musica. Ma dai, come sta a dire. Questo è matto davvero. Allora, fermi là. Allora, brasiliano, ricapitoliamo quello che è successo. Location Porto Santo Stefano. Che stavi facendo a Porto Praticamente Santo Stefano? Praticamente dovevo prendere nel mese di luglio una strepitosa villa. Quella la potevo permettere io, mi sai la poelca, mettere la sede, far bravo. Stavo un mese rilassato. Rilassato? 23.000. Perché hai faticato tantissimo. Vuole rilassarsi a luglio, ma io, perché ha faticato lui. Ma che cosa hai fatto? Ma lascia perdere, che cazzo hai fatto? Volevo devo rilassare, ma brutto stronzo. Ma tu sei, ma che te che ti devi rilassare? Ma io che mi alzo la mattina alle 6, ma perché fa? Volevo pigliarmi la villa un mese. Ma perché fa? Ti devi rilassarti? Ma io mi sveglio la mattina alle 7, perché porto i bambini a scuola, faccio colazione, ma piana babysitter, ma pinocchioso, ma piana data pusciaro, ma piana filippino, come le tratti? Ma io
io con tutti questi soldi, ma che scemo fa? Ma via un filippino. Su questo però, ciao la tata. Mi sveglio alle 7 la mattina. Mi sveglio alle 7 la mattina, porto i bambini a scuola. Poi alle 8 nessuna pippa. Alle 8 e mezza vado in redazione con tutti i miei collaboratori per fare una riunione. L'aria che tira in diretta alle 11. Con le scurecce che fa, l'aria che tira. Ma come ti permetti? Però posso dire, fermi tutti. Però posso dire una cosa su questo, però non ha tutti i torti. Un criminale si deve rilassare adesso. Sarebbe come se Felice Maniero, il capo della mano del Brenta, dicesse: mi sono pigliato una villetta, mi devo rilassare. Ma cazzo, hai fatto crimini su crimini? Ma io l'ho fatto, ma io vedo 20 persone al giorno. C'è scritto qua: ascolto 100 persone al giorno. Armi, si deve rilassare. Ma io mi devo rilassare. Io faccio uno. Vabbè, ma quale dottor Barilla? Presidente della rilassare. L'amministratore delegato della Fiat si dovrà rilassare. Torniamo alla il dottor Tavares di Stellantis si dovrà rilassare. Tavares allena per Cagliari. Tavares era quello. Ma incredibile. Lui si prende la fila, mi manda i mat. Lui siccome fa una vita faticosa, rilassare. Oh, io a parlare con i pupazzi come te tutto il giorno mi stresso. Io tutti i giorni ho a che fare con i pupazzi come te. Non c'è più religione. Io tutti i giorni ho a che fare con i pupazzi come te che ti succhiano l'energia. Mi dovevo rilassare 23.000 euro per rilassarmi un mese. Allora che è successo? Diciamo che ho bevicchiato. Ho bevuto sicuramente siccome mi stavano aspettando quelli della municipale perché qualcuno del posto la municipale da credi su sto cazzetto ridi. Allora sicuramente la prossima volta ti fermerà il WWF praticamente quelli la cosa sicuramente a calapiacani esatto. Sicuramente mi stavano aspettando perché qualcuno li ha avvertiti. Il brasiliano è uscito, io stavo andando direi a Salvini a 4 all'ora. Ma stavi ubriaco come un cielo? Stavo ubriaco. Alle 11 del mattino. Ma lascia perdere, ma chi può dirlo? Le provvedimenti? 11? Provvedimenti mi hanno sospeso attualmente la patente. Per quanto? Dicono per 24. Ufficialmente. Ci sarà scritto. Ufficialmente per 24 mesi. Ma 24 poi mesi. Vediamo. Due anni ma senza cosa patente. Vediamo? È la legge, no? Vediamo niente. 24 mesi. Vediamo. Cosa vuoi vedere? Però scusa, barcollavi. Barcollo ma non mollo, diceva un vecchio saggio. Ho visto che stavi un po' così. Ballavo la rumba. E stanno messo le manette. Lì non barcollavo. Quando sono sceso, io ho fatto il passo de samba. Il vigile poverino non dice questo che sta facendo. Mi ha ammanettato perché lo sai perché mi ha ammanettato? Perché aveva sentito la puntata della Zanzara quando dicevo che se mi fermano i vigili vado a casa mio padre mi dà resto, mio padre mi ha dato resto. C'aveva ragione. Allora facciamo risentire quel mitologico intervento del dottor brasiliano qualche tempo fa da cui nasce poi questa vicenda da quello che ci racconta. Cioè loro lo hanno ammanettato perché poi gli hanno detto tu sei quello che ha detto alla Zanzara che noi non contiamo un cazzo. Sentiamo, brasiliano alla Zanzara tempo fa, vai regia, vai. Mio padre mi ha sempre detto non ti far fermare dalla polizia municipale e non venire a casa che ti do resto, perché per me era il disonore sì, a casa mia si ti fermava la municipale. Ma come fai? Ti viene a casa il culo ai familiari mia. Eh beh, questo è successo. Allora, scusami, Brasiliano, questi sono pure un po' incazzati. Sono pure incazzati. Ma che sono incazzati? Ah, giusto, ma possono essere incazzati quanto te pare. Ora vediamo, facciamo tutto comunque, legalmente. Il cosa sarebbe guida e stato d'ebbrezza. Guida e stato d'ebbrezza, tutto. Basta, qua, né qua. Più e né meno. Guida e stato d'ebbrezza. Non avevo fatto niente, lo sai che non mi drogo più, quindi avevo solo bevuto. Capito? Bravo, perciò vai tutto qua. Cagare, questo è Moggi che ti dice vai a cagare, okay. Che non è vero. Sì, so, che non è vero che non ti droghi. Non ti sei drogato. Cioè ma che mi sono drogato? Se mi drogavo mandavo all'ospedale la gente, se mi drogavo. Comunque a Salvini che io andavo a 10 a ubriaco, meno male che ti hanno fermato. Ma meno male che mi hanno fermato, ma io ho sempre detto ho sempre detto non vi mettete al volante quando siete ubriachi. E tu eri ubriaco. Ma quante volte stanno riprendendo. Aspetta, fermi lì, poi ultima domanda al brasiliano. Sì, fermi là, vediamo video. Sono Massimo Doris. Ma ecco, sempre così. E tutte le volte così. Sì. Prenditela con Telecom, che cazzo te devo dire? È arrabbiato. I maschi trovi qualsiasi cosa. Aerei, costruzioni. Boh. DJ
amici, quando tu ti fermavano, ti sarà successo, ti fermavano due o tre volte, diciamo, che succedeva? Ma diciamo, non mi fermavo, sennò io mandavo, ma dico, vattene a fanculo, ma te ne onna. Ma come ti fermavi? Ma te ne onna, ma me può fermare la municipale a me? Ma me può fermare la municipale a me? Ma che vuol dire? Ma non me puoi fermare, non te lo puoi permettere di fermare la municipale. Vado. Allora, parte in questo momento la risposta ufficiale del brasiliano a Salvini. Vai. 3, 2, 1. Caro Matteo Salvini, a parte sei arrivato al Frutteto, perché sei arrivato al Frutteto? Tu per fare due clic in più ti stai, diciamo, dissando con il brasiliano. Tu sei un politico e il brasiliano è un po' lo scemo influencer, e già che mi stai rispondendo ho vinto. Pensa quanto sei arrivato alla frutta. Io ho la quinta elementare e guadagno più di te. Tu c'hai ragione. Beh, che io guadagno più di te, più ti dico la verità. Perciò sei arrivato alla frutta, Matteo Salvini, il brasiliano con la quinta elementare. Ci avete le lauree, ci avete. Va a dormire, Matteo, che è meglio. Va. Pure il video. Ed è tutto. Grazie. Pure il video. Grazie, brasiliano. A presto. Grazie. Ma come grazie? Noi ci dissociamo, grazie. Naturalmente. Non siamo ci della parte. Ci dissociamo assolutamente. Grazie. Non stancarti troppo, Brasile, perché mi raccomando, non stancarti. No, io me l'ho presa l'altra di Villa. Ho preso a Porto Cervo stavolta. Bruno da Roma, vai. Bruno da Roma. Cambi location. Cambi location. Che fai? Fai il bagnetto la mattina? Che fai? Che sei stanco, vero? È stanco lui. Come senti? Bruno da Roma, Bruno da Roma, vai. È stanco il Brasile, poverino. Vai, dimmi Bruno. Buonasera, dimmi. Buonasera. Sta sempre lì, brasiliano? Sì, sta qua. Grande, dimmi. Dimmi. Che so io, che è fortunato che è nato questo periodo, perché 60 anni fa non me ne esiste per brasiliano. Questo periodo, 60 anni fa, brasiliano, calmate. 60 anni fa l'avrebbero messo. Io giravo la metta in bocca, brasiliano. La metta in bocca. Perché le guardie ti torturavano. Le guardie, ma come ti permetti a dire le guardie? Le guardie torturavano.